Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti. Ci troviamo a Segusino, precisamente davanti al presepio artistico di Segusino e da qui parte il nostro percorso, il nostro cammino alla scoperta dei più bei presepi, i presepi di qualità della nostra zona. Andiamo. Troviamo davanti alla scena del presepio artistico di Segusino dal titolo 1917 Natale in Trincea, una scena che ritroviamo a un mese dall'anteprima ufficiale che abbiamo dato per gli amici di Valdo TV e che vediamo oggi completata. La scena rappresenta il Natale, l'ultimo Natale della Grande Guerra. Ci troviamo sul Monte Grappa, Natale 1917, ed immaginiamo una simbolica stretta di mano tra due militari rivali, nemici, un militare tedesco, austro-ungarico, e un militare italiano. E proprio la provocazione che abbiamo voluto lanciare noi, più che provocazione, diciamo il messaggio di pace che vuole dire se fosse andata così, se quella notte del 1917 fosse andata così, cosa sarebbe successo? Qui ci troviamo di fronte alla seconda scena del presepio artistico di Segusino, rappresenta la partenza dei profughi. Era il 10 novembre del 1917 quando il nemico arrivò a Segusino, l'11 novembre, come dice Don Antonio Riva, vice parroco di allora, Segusino si sveglia tedesco. Dopo 20 giorni, il 30 novembre 1917, la popolazione, i civili vengono mandati profughi verso Fregona, Tarso, Vittorio Veneto e successivamente anche verso Feltre, Belluno e la Carnia. La Natività del presepio artistico di Segusino, ovviamente il punto centrale del presepio è la Natività, non dimentichiamocelo che il presepio significa Natività e nascita di Gesù. Questa scena rappresenta proprio la Natività ambientata in ambiente locale, quindi Segusino, stramare, anni 40-50. Le statue della Natività sono volutamente fuori scala, volutamente più grandi per far risaltare appunto, perché l'importanza del presepio è far risaltare vicino a tutto il resto dell'ambientazione proprio quello che è il punto centrale del presepio, ovvero la Natività. Ottava edizione del presepio artistico Città di Valdobbiadene, una bella soddisfazione anche quest'anno perché possiamo dire tranquillamente che questo è uno dei presepi più grandi d'Italia. Ecco, ha un'estensione di circa 200 metri quadrati e occupa quasi tutte le sale del primo piano di questa bellissima villa di fine Ottocento. L'ultimo giorno è stato bello perché proprio prima dell'apertura era un laboratorio, diciamo, in continuo fervore perché si sono fermati dei passanti e ci hanno dato una mano. È stato un bel lavoro, ecco, corale anche alla fine. Qualche numero su questo presepe, dicevo, forse uno dei più grandi d'Italia. E abbiamo poi, diciamo, il signor Nicola Moliterno, un mio carissimo amico, un contadino che oramai ultra sessantenne si diverte a fare pastore in terracotta e ogni anno noi gliene ordiniamo un certo numero. Lui, diciamo, con grande laboriosità ci accontenta e siamo arrivati quasi a 300 statuine, ecco, di terracotta che, diciamo, in qualche modo popolano il presepe artistico di Valdobbiadene con tutti i mestieri di una volta. C'è chi vende la legna, chi le caldarrosse, chi i maiali, gli asini e, diciamo,
quest'anno i visitatori potranno anche entrare proprio nell'atmosfera, perché abbiamo, diciamo, un sottofondo musicale che ricostruisce un po' quello che poteva essere l'atmosfera, le voci, i suoni della piazza in quello che era l'appuntamento, come oggi, più importante per il valdobbiadenese, perché si sente, diciamo, attaccato, ecco, a questo territorio. E poi anche quest'anno la chicca è stata a Villa dei Cedri, la novità. Abbiamo voluto fare un presepe nel presepe, la villa, diciamo, che, come dicevo prima, rappresenta uno dei massimi monumenti della città, una emergenza architettonica notevole, e è diventata protagonista del nostro presepe. Ci abbiamo lavorato quasi 3 mesi, tutta completamente fatta a mano, anche nelle decorazioni, negli stucchi. Quindi ci tengo a sottolineare che non usiamo, diciamo, alcun tipo di macchina, quindi lavoriamo solo con le mani, con un taglierino, con una matita, e a volte anche gli archi li disegniamo con il chiodo e lo spago. E poi le altre borgate di Valdobbiadene, da San Vito alla Cordana col capitello di San Venanzio, e poi San Pietro, la piazza nel giorno della festa, tutto ricostruito da foto d'epoca, Bigolino in un matrimonio, in uno sposalizio con la Costa d'Amalfi, che è patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi abbiamo due territori, due, diciamo, baciati dalla grazia di Dio, che si uniscono. Con la speranza, ecco, che, diciamo, questo presepe possa crescere, possa essere l'orgoglio di tutti i valdobbiadenesi e ci possa aiutare a vivere, ecco, con più autenticità e più, diciamo, gioia il Natale. Questo è proprio un piccolo borgo che è da sempre conosciuto come Francia. In realtà il perché di questo nome ha mille sfumature, mille interpretazioni, però nessuno sa realmente perché si chiama Francia. È un borgo in un borgo, perché Mosnigo è un piccolo paese che racchiude questa via che è rimasta un po', diciamo, com'era un tempo. E questo è il luogo dove stiamo, appunto, organizzando la sesta rassegna di presepi. Siamo giunti alla sesta edizione. C'è un'esposizione di oltre quasi 80 presepi in realtà quest'anno, che sono inseriti in vecchie stalle, in cortili, nel contesto di un museo contadino che noi curiamo, poiché qui facciamo tutte le altre manifestazioni che organizziamo come associazione culturale, principalmente d'estate, e qui, appunto, c'è la rassegna dei presepi. Invitiamo a venirla a visitare. Troverete presepi provenienti da diverse parti d'Italia, troverete presepi fatti da privati, da scuole, da asili, da appassionati, da semi professionisti dei presepi, perché ci sono persone che ne costruiscono più di uno, diversi, molto belli, molto particolarizzati. E comunque il contesto che fa la circostanza, fa la differenza, insomma.
Diciamo che il museo contadino, come lo chiamiamo noi, è un museo stabile che c'è tutto l'anno, in cui noi come associazione stiamo curando proprio anche la riscoperta dei vecchi attrezzi, delle vecchie usanze, del dialetto e delle antiche parole che si stanno perdendo. Per cui, proprio per ricordare tutto questo e per ricordare le nostre origini, perché insomma questa è una zona che è stata di forte immigrazione, ma prima di questi aspetti l'economia era un'economia agricola, un'economia contadina, per cui abbiamo curato tutto questo aspetto, e questo è sempre visitabile. Facciamo diverse iniziative anche didattiche con le scuole, con gli asili, eccetera, durante l'anno. È sempre visitabile ed è appunto, come anticipavo prima, lo scenario dove si svolgono diverse rassegne culturali, tra cui anche una rassegna sul dialetto che organizziamo in luglio, ed altre feste di vario genere, altre iniziative di vario genere. Mm.